È un impegno pieno sulla sicurezza, quello preso dai vertici dell'ANSFISA, la nuova agenzia per la sicurezza di ferrovie, strade e autostrade, di fronte ai familiari delle vittime dell'incidente ferroviario di Viareggio del 2009. In sala Nassirya in Senato, Marco Piagentini e gli altri parenti sono stati accolti dalla 7ª Commissione Lavori Pubblici su proposta del senatore viareggino del Movimento 5 Stelle Gianluca Ferrara. Prima della proiezione del cortometraggio Ovunque Proteggi, ad intervenire pochi giorni dopo il decennale della strage, la sentenza di secondo grado, è stato Alfredo Mortellaro, neo direttore dell'ANSFISA, che ha preso posizioni precise. Ho sentito il dovere di incontrarvi per la responsabilità istituzionale che mi è stata affidata. Non sono eventi che accadono per cause non prevedibili. Tutto è riconducibile ad una serie di responsabilità, a processi che non parlano tra di loro, non assicurano efficienza, è più o meno tracciata una responsabilità che non è soltanto quella giuridica. Se noi vogliamo minimamente tentare di superare questi accadimenti, dobbiamo garantire la prevenzione. Noi non possiamo più lasciar perdere il fatto che le regole vengano in un qualche modo dettate dal mercato, verificate da organismi terzi che sono a parcella degli enti controllati. Lo Stato deve riassumersi la sua responsabilità di controllore, fosse anche soltanto sugli altri controllori. Nella conferenza stampa il capogruppo pentastellato al Senato Stefano Patuanelli ha annunciato un'accelerata della discussione della mozione presentata da Ferrara per chiedere la revoca del titolo di Cavaliere del Lavoro a Mauro Moretti, ex AD delle Ferrovie, condannato anche in secondo grado per Viareggio. Lo faremo tra le prime cose a settembre, perché purtroppo non riusciamo a farlo prima della pausa estiva. Ma certamente non aspetteremo il terzo grado per vedere decadere quel titolo, che oggi possiamo dire che è una vergogna. Io credo che possiamo fare tanto in termini di prevenzione. La giornata in Parlamento per i familiari di Via Ponchielli si è chiusa con l'incontro con il ministro dei trasporti Danilo Toninelli, come promesso nella sua visita a Viareggio lo scorso 29 giugno.